Buongiorno a tutti, siete già un sacco di gente, vi posso fare una foto? Che siete veramente un botto di persone. Poi vi racconto pure perché vi faccio la foto. Dite tutti cheese? Bravi, è così. Intanto benvenuti alla quarta edizione del World Disability Day Roma. Sono 4 anni che la facciamo qua, quest'anno speriamo di sopravvivere fino alla fine. Al di là di questo, intanto mi fa molto piacere dirvi che ieri i workshop sono stati pieni di gente. Uno è stato completamente sold out, gli altri molto vicini a esserlo e abbiamo avuto un sacco di feedback positivi. Se ci riusciamo, dopo vi facciamo vedere anche i risultati di uno di questi workshop che sono qua sopra. E devo dire che quest'anno siamo molti di più di quelli che mi aspettavo rispetto all'anno scorso e rispetto a 2 anni fa soprattutto. Anche perché la comunità del World Disability Day cresce e quest'anno gli eventi in Italia erano 3, uno a Torino, uno a Milano e uno a Roma, e noi siamo agilmente intorno ai 300 iscritti, che non è proprio una schifezza. E intanto vi accoglierei con questa che è, come dire, l'apertura ufficiale. Volevo fare un paio di ringraziamenti. Intanto ai nostri partner principali, KPI6, che trovate lì a sinistra, che è il nostro main partner e con cui abbiamo una partnership strategica e fanno una piattaforma di listening, social network, marketing, eccetera, eccetera, molto, molto figa, che stiamo utilizzando con un sacco di soddisfazioni. Parco Leonardo, ovviamente, noblesse oblige, perché sono 4 anni che ci ospita e è una collaborazione che funziona ormai quasi senza parlare. E Antrim, che è il secondo anno, che è la nostra sponsor, e più tardi Stefano Maggiore e Federico Vidari vi accoglieranno con uno speech sull'esperienza teatrale. Questa è una slide. È una slide e noi la possiamo vedere perché gira su un computer portatile, la comando con un radiocomando, ho un microfono, c'è del wifi. Questa è tutta tecnologia informatica. Il padre di questa tecnologia probabilmente lo conoscete. È questo qui. Sapete chi è? Chi è che sa chi è? Quelli che non sanno chi è forse l'hanno visto così. Così lo conoscete meglio? Ok. Alan Turing. È stato un matematico, un logico, un crittografo che è stato considerato uno dei padri dell'informatica, uno dei più grandi matematici del XX secolo e anche padre dell'intelligenza artificiale. È un tema che è tutti i giorni su tutti i nostri feed, artificial intelligence, eccetera. Perché ve ne parlo? Perché dal 43 al 45 Alan Turing ha partecipato a un progetto a Bletchley Park sotto copertura insieme a un team di linguisti e crittografi che ha cercato di lavorare per decrittare Enigma. Che cos'è Enigma? Enigma è sostanzialmente una macchina che criptava messaggi che i nazisti mandavano agli altri soldati per dare indicazioni sui prossimi luoghi d'attacco. Okay? Era una macchina a rotori configurabile che poteva essere utilizzata per questo motivo. Era fatta così. Quindi, la cosa interessante di questa macchina, proprio perché è una macchina, è che la chiave di criptazione, cioè il modo in cui i messaggi venivano mandati, cambiava una volta al giorno. E lo scopo del team di Bletchley Park era decriptare questi messaggi per cercare di anticipare o beccare questi attacchi. Il problema è che lo facevano manualmente. Lo facevano manualmente e tutti i giorni fallivano. Fallire significava che arrivavano dopo la mezzanotte e quindi dopo il cambio della chiave di criptazione e quindi nel frattempo le persone morivano perché gli attacchi erano andati in porto. Dal punto di vista militare funzionava per i nazisti. E Alan Turing, pur non avendo probabilmente detto questa cosa, disse questo. Per decrittare una macchina, messaggi creati da una macchina, serve una macchina. Che è già un cambio di paradigma, nel senso, per battere tecnologia mi serve altra tecnologia. E quindi crea una macchina configurabile, nel film la chiamano Christopher, in realtà è romanzata, non si chiama così, però va bene, e sostanzialmente la mette alla prova, prova a vedere se questa macchina è in grado di decrittare i messaggi della macchina Enigma.
Questa cosa fallisce allo stesso modo perché le combinazioni che ci sono a disposizione sono troppe e la potenza di calcolo della macchina, seppur avveniristica per quel periodo, erano, come dire, inferiori al necessario. E quindi si interroga su come fare. Succede, almeno nel film raccontano così, che con una conversazione con un'operatrice radio, quanti di voi hanno visto The Imitation Game? Parecchio. Ve la ricordate questa cosa? In una conversazione esce fuori che l'operatrice dice: io li riconosco dalla voce, i miei alter ego, ormai so che manda messaggi d'amore, eccetera, eccetera, e tutte le mattine è strano perché dice le previsioni del tempo e poi dice con Heil Hitler. A un certo punto, una serata piacevole, Alan Turing e amici, butta la birra per terra, sempre nel film, e corre nel laboratorio a cercare questi messaggi, perché ha capito che c'era un pattern. Questo è un pattern, e gli serviva qualcosa per ridurre la complessità. Ridurre la complessità implicava che la macchina poteva utilizzare la propria capacità di calcolo per poter decriptare questi messaggi. Da quel momento lì, seppure in segreto, perché non è stato più, non è stato diffuso la notizia, ovviamente, che erano in grado di decriptare Enigma, altrimenti, come dire, i nazisti avrebbero potuto evitare di utilizzare o cambiare la macchina, hanno incominciato ad avere accesso a informazioni segreti e quindi poter, come dire, anticipare gli attacchi e ha contribuito a vincere la guerra, in qualche modo. Perché ve ne parlo? Perché Alan Turing, nel 1952, è stato arrestato e processato dalla giustizia britannica perché è omosessuale. Chiaramente, ad onore del vero, nessuno dei giudici, poliziotti, eccetera, se avete visto il film lo capite, sapeva che lui era sostanzialmente un eroe di guerra. Era tutto classified, tutto classificato, non era chiaro. Eppure lui si trova davanti a un tribunale e si trova a dover dire questo. Si trova a dover difendersi allibito: non ci vedo niente di male nel mio comportamento. Eppure viene condannato. A 41 anni, all'età mia, si suicida. Lui che doveva essere, probabilmente poteva essere un eroe di guerra, o poteva essere un'icona della libertà di espressione, magari, perché è il padre di quel coso che ci avete in tasca e che utilizzate per mandare messaggi su WhatsApp, da un certo punto di vista, è sostanzialmente stato escluso dalla società e in quanto tale marginato. È stato riabilitato dalla società britannica solamente nel 2013, dal 1952 al 2013. Perché è stato escluso? Perché era diverso. Secondo la società inglese era diverso. Cioè, quest'altro personaggio, non so se lo conoscete, chi riconosce questa foto? Tu non vali perché l'abbiamo fatta insieme. Franco Basaglia vi dice qualcosa? È il padre putativo e il padre della legge 180, quella che ha contribuito a chiudere i manicomi in Italia. Lui diceva questa frase: da vicino nessuno è normale. Ecco, noi sappiamo, ce lo siamo detti un sacco di volte, l'utente medio non esiste. L'utente che possiamo adattare a tutte le... non esiste questa cosa qua. Esistono persone che hanno peculiarità, identità, caratteristiche proprie, background culturali, condizioni, che da designer siamo abituati a indagare, intervistandoli, facendo personas, customer journey, eccetera, eccetera. Però gli individui, fino a un po' di tempo fa e tuttora nel mondo, sono stati esclusi. Perché sono stati esclusi? Il diverso ha, come dire, accezioni negative, e le persone sono state escluse per il passaporto. Cioè, un passaporto sbagliato viene escluso. Il gender, il colore della pelle, le idee politiche, gusti sessuali, oppure estrazione sociale, educazione. E la lista può continuare. Perché? Perché il diverso è un concetto culturale. 3 settimane fa, o poco di più, è uscita la notizia che finalmente le donne in Arabia Saudita potevano guidare. A molti avrà fatto sorridere questa cosa. Nel contesto dell'Arabia Saudita questa cosa era rivoluzionaria. Perché era contestuale al contesto. Ora, il diverso, che era un'accezione negativa, riempie le pagine delle
corporate social responsibility aziendali. Ci sono pagine e pagine di molte delle company più importanti che dicono che la diversità è un valore, che loro supportano la diversità, eccetera, eccetera. Con più o meno successo, più questa cosa ce l'hanno tutti. In che modo però rappresentano un valore? Come rappresentano un valore queste cose? Per come vogliamo, abbiamo declinato la giornata e per come la intendiamo noi, inclusione, che poi è il tema di quest'anno, non può essere adeguarsi al modello dominante. Non è questo. Perché adeguarsi al modello dominante significa assimilarsi e assimilare diversità cercando di normalizzarle. Significa non comprenderle, significa non rispettarle, significa non valorizzarle. E l'anno scorso su questo palco dicevo che progettare è un atto politico. Ebbene, se progettare è un atto politico e i progettisti hanno una responsabilità e ce l'hanno anche morale da un certo punto di vista, significa che devono cominciare a comprendere, rispettare e valorizzare le peculiarità delle persone. Tempo fa guardavo un paper di Microsoft che si chiama Inclusive Design, non so se l'avete visto, è un paper molto carino, e lì passa un concetto interessante, che è questo. La disabilità è l'incapacità della tecnologia di permettere alle persone di vivere compiutamente la propria vita. È un cambio di paradigma da questo punto di vista. Non è più una condizione propria delle persone che inabilita all'azione su certe cose. È la tecnologia, i progettisti che non mettono in condizione le persone di vivere la propria vita. Se volete, facendo la citazione colta, questo sapete chi è? È un filosofo che si chiama Gilles Deleuze e stava abbastanza in fissa col concetto di diventare, oltre ad essere coautore dell'Anti-Edipo insieme a Guattari, avrebbe detto una cosa del genere, ovviamente non l'ha detta, è una forzatura, però avrebbe detto una cosa del genere. Io non sono inabile, io divento inabile, divengo inabile. Questo perché? Perché una società che non permette alle persone di, come dire, esprimere il proprio potenziale a partire dalla propria condizione, che sia fisica, che sia di background culturale, che sia di passaporto, che sia di colore della pelle, quello che abbiamo visto prima, è una società che non permette alle persone di essere parte attiva, cittadini, stato, come dire, compiuto. E mi piace, come dire, cominciare ad avviarmi verso la chiusura per dirvi che stiamo parlando di tecnologia e di tecnologia continuiamo a parlare, perché dal sito del worlddisabilityday.org c'è scritto che nessuno dovrebbe essere messo in condizione di sentirsi stupido o inadeguato perché sta utilizzando la tecnologia. E questo non è un errore della persona che si sente inadeguata, è un errore di chi le cose le progetta, e le progetta o male, da un punto di vista di incapacità e inefficienza, oppure senza comprendere quelli che sono i bisogni, le peculiarità che devono essere considerate per progettare qualcosa. Ecco. Siccome siamo progettisti e la tecnologia è un ingrediente principale, questa cosa la dobbiamo fare. Ma non solo la dobbiamo fare perché è giusto, moralmente, ma la dobbiamo fare perché conviene. Perché tenere conto di alcune peculiarità può determinare più successo del progetto da un punto di vista dei KPI, nel senso proprio di numeri, o anche più soddisfazione delle persone per cui stiamo progettando e quindi più affezione da parte degli utenti. Questo significa avere scopi, come dire, risultati produttivi da questo punto di vista. Perché, e chiudo davvero, così lancio la prossima speaker, stiamo parlando di questa cosa qui. Questa la conoscete che cos'è, immagino. Ecco, è interessante la storia perché è un po' un effetto che ci ritroviamo anche in un talk più tardi. All'inizio degli anni 70, a Berkeley, degli attivisti non fecero altro che con le loro sedie a rotelle arrivare vicino a un marciapiede e gettare cemento per costruire una rampa per disabili, perché a loro serviva poter salire e scendere dai marciapiedi. Questa cosa è diventata, come dire, istituzionalizzata, fin tanto che le macchine non ci parcheggiano davanti, però io vi invito sempre a tirargli su i tergicristalli oppure a spezzarli, ma quello è un altro problema. Fin tanto che questa cosa, che è diventata istituzionalizzata, non ha rappresentato dei benefici anche per altre persone, che magari in quel momento gli attivisti non avevano pensato. Ad esempio, coloro che trasportano merci hanno molto apprezzato il fatto che ci siano delle rampe per salire e scendere con la merce. Oppure mamme e papà con i passeggini apprezzano molto l'accesso per i disabili, perché chiaramente non è
non c'è scritto qui ci posso andare sui disabili, c'è scritto questa cosa può essere utilizzata per chi ha bisogno, evidentemente. Ecco, non, avere dei benefici inaspettati può essere un simpatico effetto collaterale di pensare all'inclusione, che non è solo legata ovviamente al concetto di disabilità, ma è legata al concetto di qualunque tipo di peculiarità che noi come progettisti abbiamo il dovere morale di considerare.